Ora confrontiamo il paradigma filosofico ed economico attuali con quelli libertari. I paradigmi attuali rappresentano l'analogo del sistema tolemaico prima della rivoluzione. La legge è lo strumento di potere politico arbitrario e il modello economico è il sistema socialista. Invece, i paradigmi dopo la rivoluzione scientifica libertaria, sono questi. Il paradigma filosofico è la legge con la L maiuscola, cioè il principio di non aggressione, limite non arbitrario a ogni potere coercitivo. E il modello economico è il capitalismo o libero mercato. Il paradigma pre-rivoluzione libertaria è esteticamente orribile. È arbitrario, incoerente, inelegante. Infatti, si basa su un numero enorme e continuamente crescente di leggi Fiat, provvedimenti particolari e astrusi. E è incapace di trovare unità. Abbiamo visto prima, macro e micro giustizia sono diverse, come anche macro e micro economia. Invece il nuovo paradigma filosofico ed economico post-rivoluzione libertaria è esteticamente bello, perché non è arbitrario, è coerente, è elegante, nel senso che deriva tutto da poche leggi semplici e generali, e poi è capace di trovare unità nella diversità particolare dei fenomeni, cioè non c'è la distinzione tra macro e micro. La bellezza estetica della libertà rispetto all'orrore socialista è un chiaro indicatore della superiorità etica ed economica della libertà sul socialismo. Nonostante questo, oggi si continua ad andare in direzione opposta rispetto alla libertà. Facciamo progetti ambiziosi, ma utilizziamo le leggi sbagliate e all'interno del paradigma sbagliato. Insegniamo alle nuove generazioni il paradigma sbagliato, un po' come se oggi ci trovassimo ad insegnare nelle università, come verità scientifica la fisica aristotelica e provassimo a far volare aeroplani e mandare uomini nello spazio utilizzando la fisica aristotelica. L'interventismo politico ed economico dello Stato continua a lavorare a progetti sulla base di paradigmi dimostrati scientificamente falsi e che necessariamente producono violenza e distruzione di ricchezza. Purtroppo nelle scienze sociali, quindi filosofia, l'idea di legge e in campo economico, a differenza di quanto avviene nelle scienze naturali, la verità teorica viene imposta coercitivamente, in particolare democraticamente, e viene oscurata la bellezza scientifica delle teorie filosofiche libertarie e dell'economia austriaca. Persiste quindi il totalitarismo democratico che produce declino economico. Oggi la stragrande maggioranza delle persone è assuefatta all'orrore scientifico, sia dal punto di vista dell'economia che della legge. Praticamente tutte le persone oggi danno acriticamente per scontati i paradigmi totalitari e non mettono in discussione l'idea di legge, la legge Fiat, che li riduce in schiavitù e povertà, senza che le persone se ne rendano conto. Anche qui c'è un parallelismo con, la rivoluzione copernicana. Infatti, anche se oggi ci sembra ovvio che la Terra ruota intorno al Sole, in realtà fino a 4 secoli fa era vero il contrario, cioè era palesemente ovvio che, la Terra stava al centro dell'universo immobile. Questo perché noi, vivendo sulla Terra, non abbiamo modo di avvertire, il movimento della Terra. Quindi la rivoluzione, copernicana fu molto faticosa, perché rappresentò il rifiuto di ciò che era riconosciuto essere palesemente vero, cioè che la Terra stava ferma e il Sole le girava intorno, in favore invece di un'idea assurda, cioè che la Terra orbitava attorno al Sole. La stessa cosa accade oggi. È molto faticoso rifiutare ciò che è riconosciuto essere palesemente vero, e cioè che la legge esiste in quanto decisione dell'autorità. Le persone questo pensano. E allo stesso modo le persone pensano che in campo economico sia palesemente vero che senza governo, senza azione pianificatrice e regolamentatrice di un'autorità come lo Stato ci sarebbe il caos. Quindi oggi il paradigma è questo: le cose palesemente vere sono considerate queste. È molto faticoso rifiutare queste cose che ci sembrano palesemente vere in favore dell'assurdo. E che cos'è l'assurdo? È il principio di non aggressione e è anche l'assenza di una azione pianificatrice statale che invece di generare caos crea
creerebbe le condizioni necessarie alla crescita economica. Oggi, per riuscire a rifiutare il palesemente vero in favore dell'assurdo, possiamo farci guidare dalla ricerca della bellezza e dal rifiuto, dall'ostilità verso l'orrore. Vediamo meglio i dettagli della rivoluzione scientifica libertaria. Anche secondo Hayek, oggi l'idea considerata palesemente vera è che la legge deriva dall'autorità e questo accade perché tutti hanno esperienza diretta con regole fatte o decise, per esempio le regole di un'associazione culturale o sportiva. Quindi le persone ritengono assurdo che la legge non venga fatta o decisa, ma soltanto scoperta e difesa e che esista indipendentemente dalla volontà e dalla decisione di qualunque autorità. Allo stesso modo, in campo economico, oggi è riconosciuto essere palesemente vero che senza azione pianificatrice centrale ci sarebbe il caos perché tutti hanno esperienza diretta di come funziona un'azienda. Senza l'azione pianificatrice dell'imprenditore, l'azienda non funzionerebbe. Quindi le persone fanno fatica a capire invece l'assurdo, cioè che proprio l'assenza di azione pianificatrice statale creerebbe le condizioni necessarie alla pace e alla prosperità sostenibili. Queste tesi sono percepite come assurde perché la grande maggioranza delle persone, non riuscendo intellettualmente a capire, a concepire l'ordine spontaneo, vede la legge come se fosse una decisione di un consiglio di amministrazione, vede il sistema economico e sociale come se fosse un'organizzazione, un'azienda. Ma come è accaduto 4 secoli fa in astronomia, deve ancora accadere nella filosofia politica e nell'economia il rifiuto di ciò che è riconosciuto oggi essere palesemente vero in favore dell'assurdo. Questo cambio di paradigma potrà avvenire, se uno si lascia guidare dalla ricerca della bellezza e dall'avversione nei confronti dell'orrore. A quel punto la rivoluzione scientifica libertaria potrà tradursi in rivoluzione politica ed economica.